Kipling, La porta dei 100 dolori. Se posso guadagnarmi il cielo con un soldo, perché dovresti invidiarmelo? Proverbio del fumatore d'oppio. Questa non è opera mia. Mi racconto tutto il mio amico Gabriel Mischitta, il meticcio, fra il tramonto della luna e l'alba, 6 settimane prima di morire. Ed io appresi la storia dalle sue labbra, a mano che rispondeva alle mie domande. Ecco dunque ciò che mi disse. Si trovava tra il vicolo del calendario e il quartiere dei venditori di cannucce di pipa, a non più di un centinaio di metri in linea d'aria dalla moschea di Wazir Khan. Non mi faccio scrupolo di fornire questi dettagli, anche perché sfido chiunque, per quanto creda di conoscere la città, a trovare la porta. Potreste anche attraversare 100 volte il vicolo stesso su cui si affaccia, senza tuttavia riuscire ad orientarvi. Noi eravamo soliti chiamarlo il vicolo del fumo nero, ma ovviamente il nome originario è del tutto diverso. È talmente stretto che un asino imbastato non riuscirebbe a passare. E in un punto, proprio prima della porta, la facciata di una casa che sporge obbliga la gente a camminare a sghembo. Tuttavia non è veramente una porta, è una casa. Da principio 5 anni fa la teneva il vecchio Fu Ching. Faceva il calzolaio a Calcutta e dicono che abbia ucciso la moglie da ubriaco. Fu per questo che smise di bere rum da 4 soldi e si diede al fumo nero. In seguito venne al nord e aprì la porta, facendone un locale in cui si poteva fumare in pace e tranquillità. Bada, era una fumeria pucca, rispettabile, non uno di quei soffocanti, opprimenti chandukkana che si possono trovare in tutta la città. No, il vecchio conosceva a fondo il suo mestiere ed era assai pulito per un cinese. Era un tipetto guercio, da un occhio, alto poco più di 1,50 m, e gli mancava il dito medio di entrambe le mani. Ciò nonostante, era l'uomo più abile ad arrotolare pillole nere che abbia mai visto. Non sembrava nemmeno che il fumo gli facesse effetto. Quello che fumava, giorno e notte, notte e giorno, era una cosa straordinaria. Io fumo ormai da 5 anni e posso reggere il confronto con chiunque. Ma rispetto a Fung Ching, ero un principiante. Nonostante tutto, il vecchio era attaccato al suo denaro, molto attaccato. Cosa questa che non riesco a capire. Ho sentito dire che ne aveva messo da parte parecchio prima di morire, ma ora è andato tutto al nipote e il vecchio è ritornato in Cina per esservi sepolto. Teneva la grande stanza al piano superiore, dove si riunivano i suoi clienti migliori, linda come uno spillo nuovo. In un angolo c'era il Joss di Fung Ching, brutto quasi quanto il suo padrone, e aveva sempre dei bastoncini d'incenso che gli bruciavano sotto il naso. Ma quando le pipe funzionavano a pieno ritmo, il loro profumo non si sentiva più. Di fronte al Joss c'era la bara di Fung Ching. Ci aveva speso sopra una buona parte dei suoi risparmi e ogni volta che un nuovo cliente veniva alla porta, lo portava a vederla. Era laccata di nero, con scritte rosse e dorate, e ho sentito dire che Fung Ching se l'era portata dietro fin dalla Cina. Non so se questo sia vero o no, ma so che, se la sera arrivavo per primo, stendevo la mia stuoia proprio ai piedi della bara. Era un angolo tranquillo, sai, e di quando in quando, attraverso la finestra, giungeva dal vicolo una specie di brezza. A parte le stuoie, nella stanza non c'era altro, soltanto la bara e il vecchio Joss, tutto verde e azzurro, e porpora per l'età e lo smalto. Fung Ching non ci disse mai perché chiamò il locale la porta dei 100 dolori,
Era l'unico cinese di mia conoscenza a usare nomi di fantasia che suonavano male. In genere sono floreali, come vedrai a Calcutta. Il perché lo scoprivamo da soli. Non c'era nulla che ti prenda tanto, se sei bianco, come il fumo nero. Un uomo giallo è fatto diversamente. L'oppio non gli fa quasi effetto, ma il bianco e il nero ne subiscono moltissimo le conseguenze. Ovviamente ci sono delle persone alle quali il fumo da principio non fa più effetto del tabacco. Si assopiscono un po', come un altro si addormenta naturalmente, e il mattino dopo sono quasi in forma per lavorare. Beh, io ero così all'inizio, ma ho continuato assiduamente per 5 anni e adesso è diverso. Avevo una vecchia zia dalle parti di Agra. Quando morì mi lasciò una piccola somma, circa 60 rupie al mese assicurate. Non sono molte. Mi ricordo un tempo. Mi sembrano centinaia e centinaia di anni fa, in cui guadagnavo le mie 300 rupie al mese, più gli extra, lavorando in una grossa ditta di legnami a Calcutta. Non durai a lungo in quel posto. Il fumo nero non permette altre occupazioni, e anche se ne risento pochissimo in confronto alla media dei fumatori, ora non potrei fare un giorno di lavoro quando anche ne andasse della mia vita. Dopotutto 60 rupie sono quanto mi basta. Quando il vecchio Funcinga era vivo, le riscuoteva lui per me. Me ne dava circa la metà per vivere. Io mangio pochissimo e il resto lo teneva per sé. Ero libero di andare alla porta a qualsiasi ora del giorno e della notte e potevo fumare e dormire lì quando mi pareva. Perciò non vi badavo. So che il vecchio ha guadagnato parecchio con me, ma non importa. Nulla mi importa granché. E poi il denaro arrivava sempre fresco fresco tutti i mesi. Eravamo in 10 a frequentare la porta quando il locale venne aperto. Io, due babù di qualche ufficio governativo di Anarculli, che vennero licenziati e non furono più in grado di pagare. Nessuno può dedicarsi al fumo nero in modo continuativo, dovendo lavorare di giorno. Un cinese che era nipote di Fung Ching, una donna del bazar che aveva fatto un sacco di soldi non si sa come, un fannullone inglese, Mac qualcuno, credo, ma l'ho dimenticato, che fumava moltissimo ma sembrava non pagare mai. Dicevano che avesse salvato la vita a Fung Ching in qualche processo a Calcutta quando faceva l'avvocato. Un altro eurasiano come me, di Madras, una meticcia e un paio di uomini che dicevano di venire dal nord. Credo che fossero persiani o afghani o qualcosa del genere. Vivi ora, siamo rimasti in 5. Ma veniamo regolarmente. Non so cosa accadde ai babu, ma la donna del bazar morì dopo 6 mesi che veniva alla porta. Credo che Fung Ching le abbia preso i braccialetti e l'anello del naso, ma non ne sono certo. L'inglese beveva oltre che fumare e se ne andò all'altro mondo. Uno dei persiani venne ucciso molto tempo fa in una rissa notturna nei pressi del grande pozzo vicino alla moschea e la polizia chiuse il pozzo perché si diceva che fosse pieno di aria infetta. Lo ritrovarono morto nel fondo. Così, vedi, siamo rimasti soltanto io, il cinese, la meticcia, che chiamiamo Mem Sahib perché viveva con Fung Ching, l'altro eurasiano e uno dei persiani. La Mem Sahib appare molto vecchia ora. Credo che fosse una ragazza quando la porta venne aperta. Ma quanto a questo siamo tutti vecchi. Vecchi di centinaia e centinaia di anni. È molto difficile tenere il conto del tempo alla porta e comunque del tempo a me non importa. Ritiro le mie 60 rupie fresche fresche tutti i mesi. Molto, molto tempo fa. Quando ne guadagnavo 350 al mese più gli extra in una grossa ditta di legnami a Calcutta e avevo una specie di moglie, ma ora è morta. La gente disse che ero stato io ad ucciderla dandomi al fumo nero. Forse è vero, ma è passato tanto di quel tempo che non ha più importanza. Talvolta è più
primi tempi che venivo alla porta ne soffrivo, ma ormai è tutto finito da secoli. Io ritiro le mie 60 rupie fresche fresche ogni mese e sono felicissimo. Non felice da toccare il cielo con un dito, sai, ma sempre tranquillo, rilassato e soddisfatto. Come ho preso il vizio? Incominciai a Calcutta. Ero solito fumare a casa, solo per vedere com'era. Non ne prendevo mai molto, ma credo che mia moglie sia morta allora. Ad ogni modo, mi ritrovai qui e conobbi Fun Ching. Non ricordo esattamente come avvenne, ma lui mi parlò della porta e io iniziai a frequentarla e in qualche modo da allora non ho più smesso. Bada però che all'epoca di Fun Ching la porta era un luogo rispettabile, dove si poteva stare comodi e non aveva niente a che vedere con i Chandukan frequentati dai negri. No, era pulita, tranquilla, mai affollata. Naturalmente c'erano degli altri, oltre a noi 10 e al padrone, ma noi avevamo sempre una stoia ciascuno, con un guanciale di lana imbottito tutto coperto di draghi rossi e neri e altre figure, proprio come la bara nell'angolo. Alla fine della terza pipa, i draghi iniziavano a muoversi e a lottare tra loro. Ho trascorso parecchie notti a guardarli. Ero solito regolare il mio fumo su di loro. E ora ci vogliono 12 pipe per farli muovere. E poi sono tutti laceri e sporchi come le stuoie. E il vecchio Fun Ching è morto. Morì un paio d'anni fa e mi lasciò la pipa che uso sempre ora. Una pipa d'argento con strani animali che strisciano su e giù per il serbatoio sotto il fornello. Prima di questo usavo, credo, un grosso cannello di bambù con un fornello di rame molto piccolo e un bocchino di giada verde. Era un po' più spesso di una canna da passeggio e il fumo veniva su dolce, molto dolce. Pareva che il bambù se lo succhiasse il fumo. L'argento no, e devo pulirlo di quando in quando, il che è un grosso fastidio, ma ci fumo lo stesso per amore del vecchio. Devi aver guadagnato parecchio con me, però mi dava sempre stuoie e guanciali puliti. E la miglior roba che si potesse trovare. Quando morì, suo nipote Tsin Ling ereditò la porta e la ribattezzò il Tempio delle Tre Proprietà, ma noi vecchi continuiamo a chiamarla dei 100 dolori. Il nipote fa le cose in modo alquanto meschino e credo che la Mem Saeb gli dia una mano. Ora vive con lui, mentre prima viveva con il vecchio. I due ammettono ogni tipo di gentaglia, negri e tutto il resto, e il fumo nero non è più buono come una volta. Spesso ho trovato della crusca bruciata nella pipa. Il vecchio sarebbe morto se ai suoi tempi fosse accaduta una cosa simile. Per di più, la stanza non viene mai pulita e tutte le stuoie sono lacere e sfilacciate. La bara se n'è andata, è ritornata in Cina con dentro il vecchio e le 2 once di fumo, in caso ne avesse bisogno durante il viaggio. A Jos non bruciano più sotto il naso tanti bastoncini come un tempo. Questo è segno di malaugurio, come vera la morte. È diventato tutto marrone e nessuno l'accudisce più. È colpa della Mem Saeb, lo so, perché quando Tsin Ling cercò di bruciargli davanti della carta dorata, lei disse che era uno spreco di denaro. E se faceva bruciare un bastoncino molto lentamente, il Joss non avrebbe capito la differenza. Così ora abbiamo dei bastoncini impastati con parecchia colla, che bruciano mezz'ora di più e mandano un gran puzzo oltre a quello che la stanza emana di per sé. Ma non si può pretendere che le cose vadano bene con trucchi del genere. E Joss non è contento, me ne sono accorto. Talvolta a notte fonda si tinge ad ogni sorta di colori strani, azzurro, verde e rosso, proprio come faceva quando il vecchio Fun Ching era vivo, e rovescia gli occhi e pesta i piedi come un demone. Non so perché non abbandono questo posto e me ne vado a fumare tranquillo in una stanzetta per conto mio nel bazar.
Molto probabilmente Tsin Ling mi ucciderebbe se me ne andassi. È lui che riscuote le mie 60 rupie ora. Inoltre sarebbe un gran fastidio e poi mi sono affezionato alla porta. Non hai granché a vederla. Certo non quella che era ai tempi del vecchio, ma non potrai andarmene. Ho visto tanta gente venire, andare via. E ne ho visti tanti morire qui, sulle stuoie. Che ora avrei paura di morire all'aperto. Ho visto delle cose che la gente chiamerebbe strane, ma nulla è strano quando si è sotto l'effetto del fumo nero, tranne il fumo nero. E anche se lo fosse, non avrebbe importanza. Fu Ching era molto scrupoloso riguardo ai suoi clienti e non ammetteva mai una persona che gli avrebbe dato delle noie, tirando le cuoia o che so io. Il nipote invece non è affatto prudente. Va dicendo ovunque che ha un locale di prim'ordine. Non cerca di farsi i clienti a poco e di farli stare comodi come faceva Fun Ching. Per questo la porta incomincia a essere un po' più conosciuta di prima, tra i negri ovviamente. Il nipote non si arrischia ad attirarci un bianco e neppure un meticcio. Deve tenere noi tre, naturalmente. Io, Namen Sahib, e l'altro è eurasiatico. Noi ormai facciamo parte del locale, ma non ci farebbe credito di una pipa, né di qualsiasi altra cosa. Uno di questi giorni spero di morire alla porta. Il persiano e quello di Madras sono diventati molto deboli. Hanno un ragazzo che accende loro le pipe. Io continuo a farlo da solo. Molto probabilmente li porteranno via prima di me. Non credo però di poter sopravvivere alla Mem Sahib o a Tsin Ling. Le donne durano di più degli uomini col fumo nero. E Tsin Ling ha molto sangue del vecchio nelle vene, anche se fuma roba scadente. La donna del bazar seppe che stava per morire 2 giorni prima che venisse il momento. E morì su una stuoia pulita, con il guanciale ben imbottito, e il vecchio appese la sua pipa proprio sopra il joss. Credo che le abbia sempre voluto bene. Ciò nonostante, le prese i braccialetti. Mi piacerebbe morire come la donna del bazar, su una stuoia fresca, pulita, con una pipa di roba buona tra le labbra. Quando sentirò giungere il momento, chiederò a Tsin Ling queste cose e lui poi potrà riscuotere le mie 60 rupie mensili, fresche fresche, fin quando vorrà. Allora mi coricherò, comodo e tranquillo, a osservare i draghi neri e rossi combattere la loro ultima grande battaglia e poi, beh, non importa. Nulla mi importa granché. Vorrei soltanto che Tsin Ling non mettesse crusca nel fumo nero.